parlando di binarie spettroscopiche, mi viene anche in mente l'opportunità di utilizzare la spettroscopia per osservare degli oggetti via via più deboli, ed è quello che appunto viene fatto in questi ultimi tempi con i telescopi da terra e dallo spazio. Vale a dire che una binaria spettroscopica può anche essere considerata come un sistema planetario, vale a dire che la stella A sarebbe la stella principale, la stella brillante, e la componente B invece sarebbe sostituita da un pianeta che gira intorno a questa stella singola. Quindi il principio poi di analisi e di osservazione è lo stesso, soltanto che in questo caso, quando noi abbiamo un pianeta che ruota intorno ad una stella, ovviamente il pianeta avrà una massa molto piccola rispetto alla stella, quindi masse paragonabili alla massa del nostro Giove, del nostro Saturno o anche pianeti più grandi. Però in definitiva le masse planetarie sono sempre molto ma molto più piccole delle masse stellari. Questo cosa comporta? Comporta che il centro di gravità del sistema tenderà ad avvicinarsi sensibilmente alla stella principale, anzi all'unica stella presente nel sistema. E quindi le velocità radiali che si osserveranno della stella, e di conseguenza non si osserveranno le componenti radiali del pianeta perché è molto debole rispetto alla stella, ecco, queste velocità, proprio per il fatto che il baricentro è molto vicino alla stella, saranno velocità molto piccole. Però con la nuova con le nuove tecnologie spettroscopiche noi siamo in grado di mettere in evidenza anche delle piccole variazioni di velocità della stella A intorno al baricentro formato dalla stella più il pianeta. Quindi grazie alla spettroscopia si riesce a mettere in evidenza anche la presenza di pianeti extrasolari, e diciamo che al giorno d'oggi su un migliaio di pianeti extrasolari che sono stati scoperti con diverse tecniche, ben il 50% sono stati scoperti grazie alla tecnica spettroscopica, che è la stessa tecnica che poi viene utilizzata appunto per le binarie spettroscopiche. Vediamo ora di concludere il discorso sulle binarie spettroscopiche analizzando dapprima come si può realizzare la curva di velocità radiale di un sistema doppio di questo genere. Vedremo poi che dall'analisi di questa curva è possibile ottenere gli elementi orbitali del sistema. Come per i sistemi binari visuali e quelli ad eclisse, anche in questo caso non mi soffermerò troppo sui passaggi matematici che sono complessi e laboriosi, ma darò soltanto degli elementi essenziali per poter capire, almeno dal punto di vista matematico, quali sono i passaggi che occorre fare per poter risalire agli elementi orbitali. Chiaramente in questo caso parlerò di derivate e di integrali, che sono un argomento, diciamo, che viene trattato più nelle scuole medie superiori e nelle università, però mi limiterò a dire soltanto che cosa sono le derivate, che cosa sono gli integrali e perché servono per poter determinare gli elementi orbitali di queste stelle. Quindi non vi preoccupate, la trattazione sarà molto scorrevole e vedrete che le formule matematiche che utilizzo non sono poi così complicate. Comunque l'importante è cercare di seguire il filo logico di tutto il discorso, proprio per far vedere anche come la matematica è un potente mezzo che ci permette di interpretare i fenomeni fisici che si osservano nel nostro universo. Però per poter capire tutte queste cose dobbiamo fare ricorso alle figure che in parte avete già visto nelle lezioni precedenti. Allora, per poter ottenere una curva sinusoidale di questo genere noi dobbiamo fare delle semplificazioni, nel senso che se noi raccogliessimo tutte le osservazioni fatte
a terra in diversi periodi dell'anno di un sistema doppio spettroscopico, noi otterremo una curva abbastanza complicata, una curva di velocità radiale complicata, proprio perché la Terra nel corso dell'anno si sposta rispetto al sistema stellare. Di conseguenza avrà una componente tangenziale del moto orbitale che sarà diretta secondo diverse direzioni dello spazio e che quindi questo moto andrà a contribuire sul moto della velocità radiale della stella A osservata in diversi punti dell'orbita terrestre. Quindi la prima operazione da fare è quella di eliminare il moto orbitale della Terra. In questa maniera noi porteremo tutte le osservazioni come se queste fossero effettuate sul centro del Sole. E di conseguenza tutte le componenti della velocità tangenziale della Terra dirette secondo la linea Sole e sistema stellare vengono automaticamente eliminate. In questa maniera noi otterremo una curva che ha un andamento più o meno sinusoidale, come mostrato nella figura qui a fianco. Allora, vediamo un pochettino di capire il perché viene questo tipo di curva e da questa poi vedere cosa si può ricavare per poter arrivare agli elementi orbitali del sistema. Partiamo ad esempio allora dal fatto che il sistema doppio sia costituito per il momento soltanto da una stella molto brillante, la stella A, per cui noi osserveremo solo lo spettro della stella A e non lo spettro della stella B e di conseguenza dallo spettro ricaviamo la velocità radiale della stella. Però questa velocità radiale che osserviamo sarebbe la velocità radiale che noi osserveremo se ci ponessimo sul Sole e di conseguenza la velocità radiale osservata sarà, come abbiamo già visto più volte, non solo la velocità tangenziale della stella A rispetto alla sua orbita intorno al centro di gravità G, ma sarà dipendente anche dalla velocità del baricentro secondo la direzione Sole e stella doppia e anche la velocità del Sole verso la stessa direzione della stella doppia. Quindi, se noi prendiamo in considerazione la stella A quando si trova nella posizione, diciamo, diametralmente opposta al baricentro, vorrà dire che la stella A in questo caso avrà una componente di velocità orbitale che è perpendicolare alla direzione Sole e sistema doppio e di conseguenza non mostrerà alcuna velocità radiale, però tutto il sistema abbiamo visto che si sta spostando in questa direzione, ma al tempo stesso anche il Sole si sposta nella medesima direzione, per cui quando la stella A si trova nella posizione A piccolo o nella posizione E che vedremo poi nelle figure successive, la sua velocità radiale che avrà sarà soltanto data dalla differenza tra la velocità del centro di gravità G meno la velocità del Sole. E infatti su questo grafico noi abbiamo messo questo punto situato proprio con questa velocità, data dalla differenza tra Vg meno Vds. Chiaramente sarà, secondo questa figura, una velocità di avvicinamento di conseguenza negativa, perché questa velocità del Sole, quindi anche della Terra se vogliamo, è più grande rispetto a quella del centro di gravità del sistema doppio. Andiamo avanti, quando la stella A si porta in questa posizione, noi avremo un massimo di velocità di avvicinamento, perché oltre al valore dato dalla differenza delle due velocità del centro di gravità e del Sole, abbiamo ancora la componente della velocità orbitale della stella A
intorno al centro di gravità del sistema, che è proprio indirizzato secondo la nostra linea di vista e quindi avrà la sua velocità massima. Per cui nel punto B noi otterremo una velocità radiale comprensiva del moto relativo del baricentro rispetto al Sole di una certa quantità massima che capita proprio in questo punto che ho segnato con la lettera B piccolo. Andando ancora avanti, quando la stella si porta nella posizione C, ci troviamo in una situazione analoga alla posizione A, perché la componente radiale della stella A nel punto C sarà nuovamente nulla, in quanto tutta la sua velocità sarà diretta in maniera perpendicolare alla direzione Sole e sistema doppio. Quindi la nostra curva raggiungerà il valore che aveva raggiunto in A, che è dato proprio dalla differenza della velocità del centro di gravità del sistema meno la velocità del Sole in questa stessa direzione. Quando invece poi la stella dal punto C si porta nel punto D, ecco che noi avremo una velocità della stella A di allontanamento e di conseguenza la velocità che poi ne deriva sarà la differenza data tra la velocità di allontanamento meno la velocità del sistema stellare rispetto al Sole. E questo fatto ci porta a raggiungere il punto D, che sarà il punto, diciamo, con il valore più grande possibile per questo sistema doppio. Lo stesso discorso viene fatto anche per il punto E, che è uguale al punto A, e quindi la curva ritorna nella stessa posizione che aveva quando era partita un periodo prima. Ecco, questo discorso chiaramente si può fare per diversi periodi, quindi in buona sostanza, una volta che noi ci siamo portati sul Sole, noi riusciamo a mettere in evidenza una curva di questo genere che in linea di massima si dovrebbe ripetere pari pari per i periodi successivi. Però se le due stelle hanno una luminosità più o meno confrontabile, allora sarà possibile anche osservare lo spettro della stella B e di conseguenza valutare anche le velocità radiali della stella B rispetto al nostro Sole. Il discorso è praticamente uguale a quello che abbiamo fatto poco fa, salvo il fatto che questa sinusoide avrà un'ampiezza decisamente diversa. E lo vediamo già in figura, perché diciamo che se la stella B è più debole avrà anche una massa più piccola e di conseguenza si troverà più distante dal centro di gravità che la stella A. Di conseguenza la sua velocità tangenziale orbitale sarà superiore a quella che aveva la stella A. E necessariamente la sinusoide che si viene a creare sarà sicuramente con una ampiezza più alta, partendo sempre da questo valore di G-VS che rappresenta la linea secondo cui il sistema viaggia rispetto al nostro Sole. Ma al tempo stesso mostrerà anche uno sfasamento di 180 gradi, proprio perché quando la stella A si avvicina a noi, nello stesso tempo la stella B si sta allontanando, quindi si viene a verificare una curva sinusoidale di questo genere, più alta della precedente. Però queste curve di velocità radiali hanno determinate caratteristiche che ora vedremo.